prosegue l'Africa Eco Race per l'aretino Stefano Rossi. Nella giornata di lunedì è rimasto in Mauritania. Il forte vento di Dakhla, ancora in Marocco, non ha permesso agli elicotteri dell'organizzazione di alzarsi in volo. Mancando i requisiti di sicurezza, la speciale non si è disputata e tutta la carovana dei piloti ha raggiunto il bivacco di Chami, a circa 260 km dalla frontiera via strada. Rossi è stato poi atteso dalla prima parte della tappa marathon. Eccoci qua, qui siamo alla fine della sesta tappa, siamo a Chami. Oggi il trasferimento è stato molto lungo perché la speciale è stata annullata per motivi di sicurezza e qui bisogna fare ancora una volta un plauso all'organizzazione, perché la sicurezza è importante. Non c'è stata la possibilità di avere gli elicotteri, quindi alla partenza, mancando gli elicotteri, la prova speciale non è potuta partire. Quindi tutto trasferimento, siamo qua a Chami, abbiamo continuato i nostri lavori, ci prepariamo per domani perché domani comincerà la tappa marathon e quindi domani sera non avremo assistenza, si può fare solo refueling e quindi sarà ancora più impegnativo e dovremo amministrare e gestire la tappa di oggi e di domani. Che dici? Prepariamoci al meglio. Ci prepariamo bene per domani e prendiamo un po' di attrezzi, materiali che possa servirci, perché quello che possiamo fare lo dobbiamo fare da noi, quindi arrangiarsi. Come sempre. Ragazzi, grazie ancora di seguirci, un saluto a tutti a casa e domani ne vedrete delle belle.